Buongiorno, benvenuti a questa rassegna stampa di oggi 18 ottobre, giovedì 18 ottobre. Vediamo quali sono i temi fondamentali sui giornali. Vi dico subito che la questione più importante sono le dichiarazioni imbarazzanti di Di Maio. Perché imbarazzanti? Perché ieri sera, porta a porta, durante la registrazione, ha detto che c'era stata una manina che aveva manipolato il decreto fiscale, quello che contiene il condono. Ma questo varrebbe poco, ogni politico e ogni trasmissione dice delle stupidaggini. Ma in questo caso lui era andato oltre, cioè proprio lì a due passi da Piazzale Clodio, cioè dove c'è la Procura della Repubblica, insieme ai tribunali di Roma, ha detto adesso vado a fare una denuncia. Adesso Di Maio andava a fare una denuncia. Se non che durante la trasmissione è arrivato il Quirinale che ha detto guardate che qui non è arrivato nessun decreto fiscale ancora, lo stanno rielaborando. E allora a quel punto c'è stata una sorta di marcia indietro di Maio che ha detto forse non sarà arrivato, insomma c'è stata una piccola marcia indietro. Ma che cosa è successo davvero e che cosa c'è dietro a questa dichiarazione di Di Maio ieri sulla manipolazione del decreto fiscale? Partiamo e andiamo in ordine di tempo. Nel decreto fiscale c'è una manovra, quella più importante, che permette a coloro che tra il 2013 e il 2016 hanno fatto una dichiarazione di redditi di integrare questa dichiarazione di redditi fino a un terzo del valore della dichiarazione, quindi se io ho una dichiarazione di redditi da 300.000 euro posso dire che mi ero dimenticato di dichiarare altri 100.000 euro e una volta che mi sono dimenticato di dichiarare questi 100.000 euro pago sui 100.000 che non avevo dichiarato il 20% di aliquota fissa ed è un bello sconto soprattutto per le persone più ricche che pagano un'aliquota del 43%. Oggi il Sole 24 Ore ci dice che oltre al 20% si dovrà eventualmente pagare anche l'IVA perché l'IVA essendo una imposta comunitaria non può essere condonabile, quindi è 20 più 22 nel caso dell'IVA. Questo è quello che noi sapevamo. È cambiato qualche cosa nella redazione del decreto fiscale, anche perché i decreti fiscali sono sempre molto complicati. Due cose fondamentalmente. La prima, il tetto dei 100.000 euro, già ce l'aveva spiegato Bitonci a Quarta Repubblica, vale per i 5 anni condonabili, quindi in realtà il tetto è 500.000 ogni anno. Ma non è questo il punto. Il tetto dei 100.000 euro vale per ogni imposta evasa, quindi 100.000 di IVA, 100.000 di IRPEF, 100.000 di sostitutiva, 100.000 di contributi previdenziali, quindi capite che sono più di 100.000 euro all'anno se io posso fare 100.000 per ogni imposta. Ma andiamo oltre, ovviamente, e dico ovviamente, chiunque dica, ma sai io ho fatto 100.000 di contributi evasi, 100.000 di IRPEF evasa e 100.000 di sostitutiva evasa, beh insomma quelle persone rischiano qualche cosa penalmente. Allora nel condono fiscale, nel decreto del condono fiscale c'è anche uno scudo penale per il riciclaggio e l'antiriciclaggio, perché nessuno condona o integra una propria dichiarazione dei redditi se poi dopo va in galera, è una roba, cioè, è evidente. Tant'è che si contestano i condoni fiscali perché oltre a essere condoni fiscali come quello del 2002 sono anche condoni di fatto dei reati penali connessi agli illeciti fiscali, se no io non condono un cacchio fiscalmente se poi dopo vado in galera, ci arriva anche un bambino ma forse non il Movimento 5 Stelle e qui bisogna capire se ci fanno o ci sono come oggi si interrogano tutti i giornali, perché Laura Castelli oggi intervistata da Repubblica dice o dal Corriere della Sera dice sottosegretario dell'economia col cavolo che facciamo il condono penale, non si farà il condono penale, ma ovviamente le contestano i notisti politici oggi, ragazzi è ovvio che ci deve essere un condono penale soprattutto sul Sole, perché se non c'è il condono penale non c'è il condono fiscale, vi piaccia o non vi piaccia questa è la situazione. Chi è che fa una emergere 100.000 euro 300.000 euro all'anno se non c'ha un minimo scudo fiscale? Oltre alla Castelli di questo chi è che parla? Escluso punibilità per riciclaggio e autoriciclaggio è quello che sta dentro. La cosa più divertente e più spassosa è il Fatto Quotidiano, che è il giornale ovviamente del Movimento 5 Stelle, come tutto ben sapete. Di Maio va da Vespa e dice c'è qualcosa che non riesco a capire, hanno manipolato il decreto. Poi dopo dice farò una denuncia penale, poi arriva la smentita del Quirinale, non è arrivato il decreto e come titolo il Fatto il Quirinale blocca la norma. Yes,
non dice che Di Maio ha fatto sta specie di pantomima, dice che il Quirinale ha bloccato la norma, quando il Quirinale ha detto che la norma non è ancora arrivata. Qualsiasi legge si contratta col Quirinale, compreso il decreto sicurezza di Salvini, come vi ricorderete. Giannini dice, prende in giro Di Maio, condono a sua insaputa, cioè la tesi che il Movimento 5 Stelle in realtà voglia dire che contro questo condono fa tutto questo catino per non mischiarsi all'elettorato e ai principi della Lega, che sarebbero diversi rispetto al suo. Boh, vedremo se questa è la realtà. Comunque gran casino sul condono, e finché non lo vedremo nero su bianco non capiremo se questo condono ci sarà o non ci sarà. Quello che ci sarà sarà questo contributo sulle pensioni d'oro. Boeri ieri è stato audito, ma nessuno capisce come potrà questo contributo portare 1 miliardo di euro, perché dice sono solo 44.000 i pensionati sopra i 90.000 euro e 28.000 dice sarebbero interessati dal provvedimento. Evidentemente calcola già quelli che secondo la norma di legge presentata in Parlamento da leghisti e grillini potrebbero essere toccati dal contributo di solidarietà. Su 28.000 persone, dice Boeri, massimo raggranelliamo 150 milioni all'anno, il che vuol dire 4,50 per 3 anni, quindi non arriviamo al miliardo, a meno che nel miliardo non ci sia, aggiungo io, Boeri non lo dice, il blocco delle rivalutazioni delle pensioni anche nel 2019. Riguardo a quota 100 invece Boeri è catastrofico e dice due cose che secondo me non sono molto in linea l'una con l'altra. Da una parte dice che il debito sarà di 140 miliardi aggiuntivo nei prossimi 10 anni e 14 nei prossimi 3, e va bene, cioè va bene, era quello che è 17 nei prossimi 3, e quanto ci aspettavamo, cioè che se tu mandi in pensione invece che 67 a 62, e siccome noi viviamo fino a 85 secondo la speranza di vita, tu hai un debito superiore perché dovrai pagare un assegno di pensione per più anni rispetto che andare in pensione a 67, se va a dire. Ma il punto è un altro: se lui dice che noi avremo un debito superiore, come fa a dire che i pensionati che useranno quota 100 avranno una riduzione del loro assegno che può arrivare anche al 20%, cioè invece che 1.800 euro, 1.400 euro, se pagano di meno la pensione evidentemente si compenserà il fatto che sono andati prima in pensione, in età di pensionamento, è il ragionamento che io faccio senza avere dati. Comunque tutto quello che vi interessa su questa materia complicatissima la trovate su Repubblica, che è una tabella molto ben fatta con itinerari previdenziali o chi per loro, Paradigma mi sembra che le studiano. Intervista a Veltroni oggi, ieri si occupava dei casi di cronaca, oggi sul Corriere, su Repubblica, mentre quando devi dire una cosa politica Veltroni va sul Corriere della Sera. A me sta molto simpatico Veltroni e lo dico con senza nessuna ironia, e lo trovo anche una persona intelligente e colta. Il problema è che quando dice le cagate che dice sul Corriere della Sera come oggi mi cadono le braccia, o anzi sono ben felice che dica queste cose, perché questa è la certificazione che la sinistra non ce la potrà fare mai, nonostante alcune intuizioni intelligenti di Veltroni del passato, la vocazione maggioritaria, ma insomma non vi faccio la pippa su questo. Dice alle europee una lista aperta con il meglio della società. Veltroni, ma che vuol dire? Ma cosa vuol dire il meglio della società? La Mogherini, quella che ha preso il tuo amico Renzi, anzi il vostro ex segretario Renzi, Farinetti, non so, Guerra, Davide Serra, non so, che vuol dire il meglio della società? Dove li trovi tutti questo Cerno, che tra poco vi dirò che cosa dice sul Fatto, il giornalista di Repubblica, e poi le parole che la sinistra ha scordato, molto europee, come formazione, ambiente e sicurezza sociale. Ciao core! Allora tu vai alle lezioni Veltroni con il meglio della società che parla di formazione, ambiente e sicurezza sociale. Beh, fantastico, secondo me manco il 17% che danno oggi i sondaggi becca. Poi ti leggi Tommaso Cerno, che è stato candidato da Renzi, paragadutato ed eletto nel Partito Democratico, che oggi sul Fatto dice mi sono candidato per i diritti civili e poi dopo rompo sui vitalizi, perché oggi rompe sui vitalizi che non sono stati aboliti al Senato. Il PD non sa neanche dove vive, ha perso il contatto con la realtà. Sei stato eletto il 4 marzo, bello Tommaso, amico mio, 4 marzo, non 5 anni fa, perché quel PD là il 4 marzo aveva il contatto con la realtà, con la batosta che ha preso, e poi oggi ci spieghi che non hai votato sì al referendum e ti sei... Beh, io la trovo una cosa incredibile, incredibile! Cioè, Tommaso, sei una persona tanto intelligente, scrivi talmente bene che poi quando ti vedo scrivere queste cagate ritorno a fare giornalista, perché uno che mi dice che il PD non sa neanche dove vive, ma forse non lo sai neanche tu, visto che il 4 marzo ti sei candidato nel PD, lo dico con tutto l'affetto possibile e la stima possibile nei confronti di Cerno. La storia che più mi appassiona oggi, se io potessi parlare... Vabbè, andiamo avanti con interviste politiche, poi ve ne parlo. Salvini,
e solo la stampa lo mette tra due bonazze bionde quando ieri era a Mosca a fare il suo incontro alla Confindustria e a precisa domanda, intervista mi sembra di Repubblica, non mi ricordo di chi fosse l'intervista di oggi, la foto con le bonazze sicuramente della stampa, dice: valuto la proposta di essere il candidato populista alla presidenza della Commissione UE, madonna mia. Quindi Salvini, che doveva rivoluzionare l'Italia, diventa presidente della Commissione UE per il fronte sovranista. Io non so neanche come ci possa pensare una cosa di questo tipo, proprio visto quello che lui dice riguardo alla inutilità della UE. Sul ponte ve l'ho parlato ieri, l'emendamento dei grillini e dei leghisti per cui le autostrade potrebbero rientrare dentro. Bellissima la storia del giornale oggi di Luca Fazzo, mi fido di Luca Fazzo perché è sempre uno molto serio, che racconta la storia di questo rumeno che è stato condannato due volte per un furto in casa e che è stato espulso per questo motivo dall'Italia e che la Cassazione invece ha revocato l'espulsione perché siccome i furti in casa erano stati fatti senza le persone in casa veniva considerato non pericoloso e quindi può rimanere sul suolo italiano. Allora a quel punto dici vabbè, allora vale tutto, e su questa notizia soltanto il giornale in prima pagina si ricorda dell'assurdità con la quale si trattano certi casi. Sulle mense di Lodi vi ricordo sempre: Lodi razzista riace fenomeno italiano, e io non condivido questa posizione, la trovo semplicemente una semplificazione assurda, quella di Focammare, quella di Lampedusa, cioè fra un po' scopriremo, come oggi scopre Tommaso Montesano oggi sul Libero, che in Italia il 50% dei bambini italiani e stranieri non si possono permettere le mense, perché purtroppo le mense costano, purtroppo gli enti locali non hanno più soldi, purtroppo paghiamo già troppe tasse quindi non possiamo aumentarle e purtroppo bisogna trovare dei criteri per dare la precedenza alle mense gratis alle persone che ne hanno davvero bisogno, e per questo motivo il 50% dei bambini in Italia già non mangia nelle mense e si mangia la schiscetta da casa o la rosetta da casa o chiamatela come vi pare, va bene? Però se un comune come Lodi, in maniera grossolana forse, ma cerca di mettere un criterio per il quale chi va a mensa deve essere davvero un indigente, apriti cielo, no? Il razzismo italiano. Io trovo questa una semplificazione assurda. Un treno su due, solo la stampa se lo ricorda, è in ritardo. Chiaro, le ferrovie oggi tutti i giornali dicono si vuole comprare l'Alitalia e in realtà non riescono neanche a far arrivare puntuali uno su due, e non dei pendolari, quindi fanno un'ora di ritardo, sono delle schifezze. I treni ad alta velocità nella tratta Roma-Firenze, secondo l'articolo unico oggi della stampa, ci sono 180-200 treni al giorno che passano di alta velocità e c'è un ingolfamento tale che o raddoppiamo la ferrovia là oppure quella di alta velocità o continueremo ad andare in ritardo, e questi qui che non sanno gestire i treni, che hanno gli scambi nella stazione Termini che si congelano, che hanno i ritardi nell'alta velocità, ci stanno rompendo le balle perché vorrebbero gestire l'Alitalia, che arrivano loro e sono dei fenomeni a gestirla. Welcome. La storia più bella di oggi, ve lo dico, me la tengo per ultima, ma so che alla fine riguarda soltanto pochi appassionati, beh, è la storia di Cassoggi, che non è il miliardario Cassoggi, è un giornalista, oggi c'è la Peduzzi che ne parla sul Foglio, un giornalista vicino al potere arabo dell'Arabia Saudita, al re dell'Arabia Saudita e un tempo anche al principe dell'Arabia Saudita, che a un certo punto non va più d'accordo col regime, va in America, cerca di sposarsi un'americana, poi si trova in Turchia, viene convocato all'ambasciata dell'Arabia Saudita in Turchia e pare, secondo le accuse, Arabia Saudita il principale alleato degli americani che ci rompono le balle sulla Russia perché dicono sono indecenti eccetera, e pare che nell'ambasciata turca dell'Arabia Saudita in Turchia questo Cassoggi venga torturato, gli tagliano le dita, ieri c'è la ricostruzione per cui uno dei medici che hanno usato le torture nei confronti di questo signore che aveva l'unico difetto di essere in contrasto col principe ereditario saudita, il medico patologo si è messo le cuffiette per non sentire il rumore che lui stava facendo a quest'uomo ancora vivo, in cui faceva delle torture che non posso neanche raccontarvi e di cui ci sarebbero degli audio. Insomma, stiamo raccontando Pulp Fiction fatta dal principe ereditario saudita, l'uomo che conta Mohammed in Arabia Saudita, l'uomo che fa gli accordi con l'America, l'uomo dal quale è arrivato l'inviato di Trump nei giorni scorsi per mettere ordine su quella che è una delle storie più incredibili di torture, di omicidi, di come si può dire, di
rottura di ogni convenzione occidentale e democratica che uno possa immaginare. Direi, eccolo qua, Khashoggi era un infiltrato della CIA, il suo omicidio segna la fine politica e forse anche fisica e continua. Vabbè, insomma, direi che per oggi è tutto, ci prepariamo per Matrix di domani sera, sto andando a Roma, e se vi piace questa zuppa condividetela, e più tardi sul sito nicolaporro.it chi perde e chi vince, uno solo vince, dalla manovra finanziaria del governo giallo-verde. Tra poco lo trovate sul sito nicolaporro.it. Ciao!